Il nostro ultimo appuntamento di oggi è dedicato al kitesurf, uno sport nato appena da 4 anni ma già praticato da moltissimi appassionati. Questa nuova eccitante disciplina sportiva è una miscela tra aquilonismo, surf, sci nautico, wakeboard e windsurf. La sostanza di questo sport è quella di farsi trainare da un grosso aquilone con una tavola ai piedi. La trazione si sviluppa sia in orizzontale che in verticale, fornendo la possibilità di effettuare salti spettacolari e di grande effetto. Ne abbiamo parlato con un istruttore per saperne di più. Vediamo il servizio. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Il surf è uno sport che si pratica in acqua con l'utilizzo di una tavola e una vela. Questa vela produce una forte trazione e ci permette di planare in acqua e fare anche dei bellissimi salti. Lo sport è nato circa 4 anni fa e l'ho visto la prima volta su un giornale che in Francia già lo facevano e mi sono subito innamorato perché mi piacciono molto gli sport estremi. Il kitesurf è considerato sport estremo, ma non per questo bisogna avere paura, perché fatto con le condizioni giuste l'importante è iniziare con un'adeguata scuola, si impara facilmente e non è pericoloso. Le attrezzature si tratta di una tavola di una lunghezza di circa 150 cm. Man mano che si diventa più bravi la lunghezza diminuisce. Le vele sono vele gonfiabili che hanno una struttura rigida di varie metrature, in base alle condizioni del vento si utilizza la metratura adeguata. La vela è vincolata al corpo tramite dei cavi, 4 cavi generalmente, e una barra. Con questa barra diamo la direzione alla vela che genera trazione che noi vogliamo. Hey girls, the boys. I prezzi per un'attrezzatura completa nuova si aggirano intorno ai 2700 euro, ma già si trovano a buon mercato attrezzatura usata, quindi per chi vuole imparare si può spendere anche a prezzi relativamente bassi. La vela si può utilizzare praticamente tutto l'anno, sfruttandola anche in inverno, utilizzando invece della tavola classica che si usa in acqua anche gli sci o lo snowboard o addirittura il buggy, che è un telaietto con 3 ruote che ci si va sui prati e si raggiungono anche forti velocità. Questa è una tavola da wakeboard che si utilizza anche per fare kitesurf e ha la peculiarità di poter essere utilizzata nelle onde più facilmente rispetto a una tavola con strap, così, che si utilizza prevalentemente in acqua piatta o per fare salti con figure, trick. Infatti vediamo che ha la maniglia per togliersela in aria, magari anche farla roteare. È in continua evoluzione, diciamo che ora nelle gare di Coppa del Mondo si riescono a fare salti di circa 10 secondi in aria, ma penso che si potrà fare molto di meglio. Anche per oggi è tutto, il servizio sul kitesurf era il nostro ultimo appuntamento. Ci vediamo con Rotocalco dall'Umbria la prossima puntata. Vi aspetto, non mancate!